Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della rubrica Assaggiamo. Come sapete, mi piace assaggiare cibi che arrivano da diverse parti del mondo e che riesco a trovare nel luogo in cui sono. In questo caso non sono né un assaggio né due assaggi, ma ben tre assaggi insieme. Si tratta appunto di questa carne secca. Ci sono tre gusti. Io la carne secca ammetto di non averla mai assaggiata, nonostante sia comunque abbastanza reperibile in Australia e soprattutto molto più particolare come gusti, ma comunque sia non l'ho mai assaggiata. Questa qui la potete trovare alla Lidl, non sempre, ma insomma quando fanno le offerte magari cercate magari di dare un'occhiata alle offerte che fanno e la potrete trovare. Ho ben tre buste perché sono tre gusti diversi. Questa qui è quella original, quindi senza appunto nessun sapore, e poi c'è Honey Barbecue come sapore e Hot Spicy. Io direi che comincio con quella original, per seconda assaggerò la Honey Barbecue e solo per ultima quella Hot and Spicy, visto che vorrei evitare di avere le papille gustative bruciate per gli altri assaggi, quindi la tengo per ultima. Quindi, assaggio numero 1, apriamo. Ok, ho aperto fuori onda il pacchetto. All'interno c'è anche questo cosino qui che non so come si chiama, ma serve per assorbire l'ossigeno per evitare che vada male la carne, quindi si conservi un attimino più a lungo. I pezzettini sono piccolini, ne cerco uno di dimensioni, ok. Vedete, sono piccolini i pezzettini e adesso direi che andiamo all'assaggio. Ok, è un po' gommosa, ma ovviamente me l'aspettavo appunto di questa consistenza. Non è male, penso che comunque abbia una marinatura. Non è male assolutamente, anzi, me ne mangio un altro pezzettino e ci vediamo con l'assaggio successivo. Assaggio numero 2, ho già aperto il sacchetto. Qui già il profumo è molto diverso dalla prima carne che ho assaggiato, dal gusto original. Si sente appunto che è molto più dolce e anche comunque più deciso. Come vedete, appunto, ci sono sempre gli stessi quadratini, pezzettini. Come primo impatto non sembra avere un grande sapore, invece come retrogusto si sente molto il fatto della salsa barbecue, quindi magari un gusto un pochino più affumicato rispetto a quella di prima. E appunto all'inizio sembra quasi dolce. Quindi anche questa mi sta piacendo, ma a parte un po' non sono una grande amante di questa consistenza, però appunto è carne secca e deve essere così, un pochino quasi gommosa. Terzo assaggio, gusto piccante, anche qui ho aperto. Il profumo è molto più forte e appunto si sente che è appunto lo speziato. E anche come aspetto sembra un pochino più tendente al rossiccio, quindi marinata appunto con qualcosa di piccante, magari del peperoncino. Adesso non sto a leggere gli ingredienti, assaggiamo. Questa rispetto alle altre due direi un pochino più deludente, perché mi aspettavo qualcosa di abbastanza deciso come sapore e anche piuttosto piccante, visto che però, tra l'altro mi piace molto come gusto il piccante. Invece sì, ha un po' di speziato, ha un po' di retrogusto leggermente piccante, ma veramente niente rispetto a quello a cui sono abituata io. Quindi se dovessi fare una classifica tra i tre gusti che ho assaggiato, metterei per primo quello Honey Barbecue, quindi il secondo che ho assaggiato, poi quello Original e per ultimo quello Hot and Spicy. Io spero che il video lo abbiate trovato interessante. Se vi è piaciuto lasciate un like e magari iscrivetevi anche al canale attivando la campanella in modo tale da non perdervi i miei video futuri. Se anche voi avete assaggiato questa carne secca, fatemi sapere che cosa ne pensate in un commento qui sotto. Vi ricordo che in descrizione trovate link a tutti i miei social in cui potete seguirmi al di fuori dei video settimanali qui su YouTube e appunto sapere che cosa combino. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!